6 ottobre 2017, bentornati in studio da Gio Prestia, nuova edizione del giornale a cura del Corriere di Sciacca.it. Il Tribunale di Sciacca ha condannato a 7 anni di reclusione un riberese di 30 anni per violenza sessuale nei confronti della sorella, che allora era una bambina. La vicenda risale al 2003, l'imputato è stato condannato anche al risarcimento in favore della sorella, costituitasi parte civile, quantificato in 78.000 euro. La vicenda avrebbe preso le mosse da una segnalazione che la minore avrebbe fatto a scuola. L'ex assessore Salvatore Monte ha presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale per conoscere quali provvedimenti vorrà adottare per contrastare il parcheggio selvaggio in aree riqualificate e quali controlli ha predisposto o intende predisporre per far sì che in zona della città ancora in fase di cantiere si eviti di parcheggiare auto o altro veicolo. Il riferimento è alla zona di via Campidoglio, dove parcheggiano regolarmente le macchine. Il sindaco Francesca Valenti, con propria determinazione, ha confermato nell'incarico il segretario generale del comune di Sciacca, Alessandra Melani alla Spina. Il sindaco Francesca Valenti ha ritenuto di confermare il segretario generale Alessandra Melani alla Spina nel proprio ruolo per la sua professionalità, capacità e competenza che ha avuto modo di apprezzare in questi primi 2 mesi di amministrazione. In più ci sei tu, questo è il nome della campagna di reclutamento per i nuovi volontari della Croce Rossa Italiana e il presidente Angelo Vita del comitato CRI di Agrigento e il delegato Enzo Vita della Croce Rossa Italiana di Sciacca invitano la cittadinanza a partecipare alla giornata di presentazione del nuovo corso base per aspiranti volontari che prenderà il via giorno 8 ottobre a Sciacca. Lo scrittore giapponese Kazuo Ishiguro ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2017. Ishiguro nel 2009 era stato a Santa Margherita, dove aveva ricevuto il premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il prestigioso riconoscimento rende orgogliosi gli organizzatori della manifestazione bellicina, che 8 anni fa avevano riconosciuto la grandezza letteraria di Ishiguro. E infine c'è un saccense fra i 4 italiani finalisti all'edizione 2017 di International Visionary Award, che si terrà a Londra il prossimo 15 ottobre. Franco Bono, 29 anni, è stato selezionato fra le migliaia di hairstylist partecipanti. Le finali della manifestazione si terranno nella prestigiosa location della Royal Albert Hall nel corso dell'Alternative Hair Show, un evento che per il settore è di carattere internazionale e che vedrà in gara 40 stilisti provenienti da tutto il mondo. Bono fa parte del gruppo formatori di Freestyle Club di Anteo Geminiani. Per il momento è tutto, vi ricordo di consultare anche tutte le altre notizie all'interno del nostro portale informativo, Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.